David Hockney è un pittore, disegnatore, incisore, fotografo e scenografo britannico. È tra i più noti ed affermati artisti contemporanei. Attraverso l'arte, la sua vita e tutte le sue passioni sono state messe a disposizione del pubblico. Impiegando varie forme di tecnologia e di media, ha reso la sua arte accessibile a tutti, facendone una forma di interazione umana e di comunicazione. Nasce a Bradford, in Inghilterra, il 9 luglio del 37. Nel 53 si iscrive al College of Art ed inizia ad approfondire la pittura con i colori ad olio, tecnica che sarà tra le principali da lui usate. Nel 57 si laurea e si iscrive alla scuola di pittura al Royal College di Londra, dove comincia a guadagnarsi attenzione come artista. Egli fa propria l'idea che la pittura è un processo di osservazione e rielaborazione della realtà attraverso la ragione, piuttosto che una sua semplice imitazione. Il suo particolare modo di trattare le immagini gli ha permesso di affrontare argomenti impegnativi come la sessualità e l'amore. Ha sviluppato una predilezione per la pittura sugli specchi e ha ammirato opere di pittori a lui contemporanei, come ad esempio Francis Bacon. Nell'estate del 1961 si reca per la prima volta a New York, dove visita le gallerie ed i musei. Durante questa permanenza produce alcuni dipinti e schizzi. Vive in America per un anno nel 1963 e nel frattempo inizia ad ottenere l'attenzione della critica. A New York, Hockney stringe amicizia con Andy Warhol, nel cui studio ha modo di incontrare spesso giovani artisti. Tuttavia, lo scopo principale di Hockney nel tornare negli Stati Uniti è raggiungere la California. Ama Santa Monica, che diviene la sua casa. Questo nuovo ambiente è stato una grande fonte di ispirazione per il suo lavoro. Nei suoi dipinti, come ad esempio Uomo in doccia a Beverly Hills del 1964, Hockney mostra uomini bagnati, dei fisici scolpiti, in ambienti dai colori e dagli scorci architettonici tipicamente californiani. È questo il periodo in cui Hockney dà forma al suo inconfondibile stile realista. La maggior parte dei suoi dipinti della fine degli anni 60 e 70, in particolare Il Signore e la Signora Clark e Percy, ne sono una testimonianza. Nel 1964, Hockney tiene la sua prima mostra americana a New York. Nel 67 parte per l'Europa e durante questo viaggio matura un particolare interesse per la fotografia. Negli anni 80 Hockney inizia a lavorare con collage di foto, usando una Polaroid. Durante un viaggio nel sud-ovest degli Stati Uniti scatta migliaia di foto e le assembla in vari collage, come ad esempio a Bigger Picture. Negli anni 90 continua a sperimentare, seguendo gli sviluppi delle nuove tecnologie. Usa la fotocopiatrice laser a colori e sperimenta anche il fax, inviando disegni ai suoi amici. Condividendo così l'arte, questa diventa un vero e proprio atto d'amore e viene apprezzata nella sua natura autentica.